Siamo con Elena Curtoni, siamo qui a Tarvisio, una delle ultime gare della stagione, quindi possiamo fare il punto sull'annata che si è appena conclusa. È stata una stagione difficile e lunga perché risalivo dalla stagione scorsa, ripartivo un po' da zero diciamo, però i miei obiettivi sono riuscita a raggiungerli in parte, quindi sono mediamente soddisfatta riguardo alla stagione di quest'anno. Sono rientrata nelle 15 in Super G, ho fatto qualche bella gara, a tratti scio, sono tornata a sciare bene, sono lì con le migliori, a tratti devo migliorarmi, devo... Sicuramente l'obiettivo per il futuro è cercare più continuità. Il gigante potevo far meglio, però prendo e porto a casa quelle cose positive che ho sentito, il feeling c'è e so di poter essere comunque fra le prime 30 sicuramente anche in quella disciplina. Per il prossimo anno come preparazione, fare più giganti e concentrarti anche un po' di più sulle discipline tra virgolette un po' più tecniche, oppure continuare a insistere tanto su Super G e più sulle discipline veloci? Ma come quest'anno mi sono focalizzata di più su Super G e gigante, perché personalmente credo che gigante e anche a fare allenamento di slalom mi aiuti molto tecnicamente e quindi poi mi aiuta a portarlo anche nella velocità. In discesa sono ancora un po' in alto mare, forse fra qualche anno andrò forte, subito non credo, ci continuo a pensare, a lavorare, mi diverto, quindi cercherò di farla comunque in propedeutica del Super G, perché comunque è bello ed è utile fare un po' di velocità. Super G gigante saranno sicuramente i miei obiettivi principali. Adesso la stagione si è conclusa, un po' di vacanza, hai delle idee su come spendere questo un po' di tempo libero dopo una stagione estenuante in mezzo alla neve e lo sci? Ma guarda, dobbiamo ancora fare un po' di raduni, un po' di test, ancora qualche garetta, e vacanze ci sto pensando, non so ancora dove, quando, come, però ci andrò di sicuro. Grazie, buone vacanze e in bocca al lupo per il prossimo anno. Grazie, crepi il lupo.